Garcia. Quest'anno invece no. Cosa è cambiato nel rapporto con l'allenatore? Garcia, il est toujours le même entraîneur. C'est vrai que chaque année il essaie d'améliorer son ses entraînements parce que chaque année on veut gagner le titre. Mais dans la philosophie, dans l'état d'esprit, c'est toujours le même Garcia. Dice no, non è cambiato niente, Garcia è sempre lo stesso allenatore, anzi si migliora di anno in anno anche negli allenamenti, così come aumentano le ambizioni del club di vincere il titolo alla fine dell'anno. Gervinho, Garcia pochi istanti fa in conferenza stampa ha detto che sei tornato il Gervinho dei primi tempi, che il rendimento che non hai avuto eccezionale lo scorso anno è dipeso dalla Coppa d'Africa, è così? Gervinho ha toujours esisté. C'est vrai qu'autour de la Coupe d'Afrique, j'étais fatigué. J'ai traversé quelques moments difficiles. Donc voilà, mais je n'avais pas disparu. Je suis toujours resté moi-même. J'ai travaillé sans m'occuper de ce qui s'est passé autour de moi. S'il y a eu quelques moments difficiles, c'est parce que les gens croient en moi, ils ont confiance en moi. Mais je suis toujours là et je reviendrai toujours là. Beh sì, è vero, sono tornato un po' stanco da quella Coppa d'Africa, ho attraversato un momento un po' difficile, però non sono scomparso, sono sempre rimasto lo stesso Gervinho, ho continuato a lavorare e adesso per fortuna tutto sta andando bene. E dice certo, anche l'incoraggiamento e la fiducia del pubblico e della gente intorno è importante. Facciamo l'ultima, grazie. Il tuo primo gol dopo 16 partite, quanti gol pensi di realizzare da qui alla fine dell'anno? Non, je ne me fixe jamais d'objectif de but. Le plus important pour moi, chaque fois que je serai sur le terrain, c'est de bien jouer, faire marquer mes coéquipiers, faire marquer aussi. Après, à la fin de la saison, j'espère que ça va porter ses fruits, mais je ne me fixe jamais d'objectif de but. No, non mi pongo degli obiettivi personali a livello di gol, il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo in campo, cercare di aiutare la squadra come è stato oggi e poi ecco, speriamo a fine stagione di poter festeggiare tutti un risultato comune, un grande obiettivo. Grazie.